Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, riprendiamo la nostra partita in Europa Universalis 4 col Giappone. Allora, nello scorso episodio abbiamo conquistato il Siam, il Vietnam diciamo, tutto il Siam. Siamo in una fase con un po' di ribelli, quindi ci sarà da combattere spesso. E abbiamo appena fatto un'altra riforma per abbassarci, cioè che ha abbassato il mandato, diciamo che era ovviamente lo scopo della riforma in sé abbassare il mandato. Io non so perché loro siano qui, spero facciano qualcosa. Ma probabilmente non faranno nulla. Però c'è il mio forte nuovo lì. Quindi dovremmo risolvere rapidamente la questione. Allora, siamo alla seconda riforma. Adesso possiamo attaccare solo nazioni, diciamo, medio piccole. Vorrei attaccare Pegu, Prome e Ava. Ora qua sto facendo il claim esattamente su Ava. Attacchiamo però Pegu prima. Sono alleati. Quindi facciamo questa guerra qua e poi facciamo quella contro Majapahit. I miei claim qui, eccoli là, dove c'è l'altro, scompaiono nel 700. Abbiamo un sacco di tempo. Abbiamo un sacco di tempo. Qua ci sono le truppe Nuova Caledonia. Ok. Va bene. Ok. Ok, questi li abbiamo battuti. Dov'è la nuova rivolta che non l'ho vista? Lo scopriremo solo vivendo. Allora. Ostia Sieges. Questa so dov'è. Eccola lì. Questa so dov'è. Allora. Nel frattempo che questi qua aspettano. Quante navi abbiamo qua? 53. Porta questi qui. No, questi qua. Bene. Dobbiamo aspettare un attimino, questi vadano qui, tu però fai un giro un po' più lungo, così arrivi dopo. Ok, perfetto. Stavo guardando che per qualche motivo ho qua un mercante, facciamo recall. Loyalty di questi scende, no, facciamola salire, perché non voglio avere anche le estates che rompono le palle. Allora, dovrei avere un mercante libero. Lo possiamo mettere qua a fare collect, ma adesso è un po' presto, quindi lo mettiamo qua a fare transfer appena si libera, 26 giorni. E poi ci manca un mercante per metterlo qua a fare collect a Malacca. Ed è l'ultimo mercante che mi serve, perché alternativamente lo devo spostare. Porca miseria. Allora, facciamo una bella cosa. Porti tutti su. Questo è molto negativo. Penso che le prossime idee potrebbero essere quelle umanistiche, così, per sport. Quello è finito, Native Uprising. Questo è fatto. Questo va da qua. Comunque prendere il mandato, diciamo, a metà partita è un po' una rottura di balle. Vabbè, è così. E questi invece li mandiamo a casetta bella. Uno di mercantilismo, sì. Ok. Via questo. Piazzati lì. 49% perché per fortuna quel forte l'ho potenziato. Ah, chance di avere un erede. A proposito.
Ok. Quello lì era da ammazzare. What? Vorrei ben vedere, come mai avevamo un casus belli contro di te? Va. Cebu. Va lì. Nuova Caledonia dovrebbe essere fatto. Allora, Cebu a posto. Ise non è a posto, ma vabbè. Kyoto è la capitale e questo è lì. Allora, tu ora vai a recuperare altre truppe. Qua. Belline porta inviare. Quello è fatto e questa nave, queste navi si spostano qua. Ok. Allora, Shimo Tutsut. In realtà sì, andiamo a bigger army sempre, perché non penso che avremo mai più problemi di soldi. Portogallo fa cose, si prende claim sui miei territori perché sono imperatore cinese. Lo so che è caduto anche Ise. Allora, tu vai qua. Tu vai qui. E qualcuno dovrà andare lì. Cebu, siamo arrivati in ritardo di qualche giorno. Peccato. Altri soldi. Allora. Iniziamo a potenziare questa dove l'avevo già costruita, quindi qui. Nuove truppe. Sono nuovi cannoni? Sì. Bagonzi bonzi. Non penso che sia il caso di cambiare i cannoni durante la battaglia. Facciamo adesso. Quelli sono tanti però, eh. Ok, vai lì. Tu vai qua. Cazzo, è caduta Kyoto. Porca miseria. Ah, la devastazione. Vai di là. Perfetto. Ok. Dai che la lista delle rivolte è corta. È questa qua, eh. Idee umanistiche. Anche perché qua siamo al 59%, no? Ok, ci si è ripresi quello. Vai lì e tu vai qui. Non so perché stiamo usando questi 14 trasporti per fare sto giro da Ostrega. Perfetto. Via da K1. Ora cerchiamo di riorganizzare un attimo l'esercito. Ok, tu cosa sei? Tu sei 6 navi. Vai lì. Via quella lì. Questi qua sono da portare via. Devo dire, in realtà volendo attaccare Majapahit, probabilmente sei esattamente nel posto in cui dovresti essere. Andate tutti quanti a Setsu. Porta qua questi.
Allora. Subito. Qua nel nord non c'è nessuno. Il mio forse limite quant'è? 600.000 miloni. Allora, qui. Limit manpower. Mi danno. Ok. Vai tu. Il leader militare ci ha lasciato. Allora, qua facciamo. Qua niente, e poi nelle Filippine devo costruire, giusto? Da Tong. Ok, Filippine mi pare fosse quest'isoletta qua, sì. Poi non dovremo avere altre robe da costruire. Ci aspettiamo al prossimo mese e andiamo avanti a fare queste. Ok. Guarda qui l'Olanda che si deve insinuare in tutti i buchetti che trova. Mi piacciono proprio i buchi. Allora, colonia, posso fare un'altra. Continuiamo a stare qui in zona, almeno uso l'esercito filippino a tale scopo. Questa qua è davvero alta, dovrei fare un forte da qualche parte. Ah, qua non ci sono forti e non va tanto bene. E a parte che teoricamente non sale più, anche perché le nostre espansioni territoriali sono quasi finite, eh? Quindi poi voglio avere prosperity o comunque zero devastation ovunque e si va avanti di tributari. Una partita un po' diversa dal solito, così anche per starla. Nave colono qui. Allora, vai qua. Quello lì sale troppo poco però. E non siamo ancora arrivati. Ecco, io la pausa. Questo esercito qua è destinato a luoghi lontani. Ok, tipo è tutta quella zona qua. No, hanno scoperto il nostro agente. Aspetta che non ho la minima. No, io ho scoperto uno loro. Uno di loro. Fai così. Fai così. E penso di non poter fare altro. Ok. Fino al 96. No, va bene questo. 50 punti amministrativi o spendiamo soldi per avere prestigio. Mettiamo il prestigio, visto che è negativo. Allora, tu sei alleato con Ava, tu sei alleato con Pegu, vabbè, meglio di così. E te non sei alleato di nessuno, sei solo sotto Pegu. Quindi, attacchiamo Ava o Pegu. Tanto devo funannetterli tutte e due. E vorrei collegarmi con Assam. Questa roba qua va a lui. Dali potremmo annetterselo tutto e poi attacchiamo questo. Quanto manca però l'imperialismo? Perché
No, aspettiamo l'imperialismo per la prossima guerra, ragazzi. Mi sono rotto di buttare via tutti i punti diplomatici del mondo. E vai. Ok. Ne siamo usciti quasi intatti. Bene. Quanto ho qua? Più 5 e basta. Disloyal Printess. Eh? Cos'è? Ah, un evento a cui ho scelto di distruggermi il paese. Perdi i soldi. Non che cambi qualcosa. Voilà. Il Tibet ci... Wow! Abbiamo ricevuto una donazione dal Tibet. 15 ducati. Ma che bravo che sei, dai, miglioriamo le relazioni. Improve relation. Suona un po' come un insulto, essere onesti, eh? Del tipo, sei talmente povero che ti regalo 15 ducati, però... Pigliamola con filosofia. Japanese e India, Japanese Moluccas. Chissà perché non sono collegate, che potrebbero. Ah! Qui, vai lì, vai lì, vai lì. Abbiamo scoperto, incenso, cose, hanno conquistato qualcosa, là perché non ci siamo arrivati in tempo. Sì, anche qua se c'è una rivolta arriveremo troppo tardi. Teoricamente dovrebbe andarci quello lì. Andiamo però prima noi, uno di innovativeness, siamo arrivati a 50. Non ancora. Non ancora. 5 di devastazione, porca miseria. Ah, che palle. Qua c'è un forte, eh. Però tocca solo... Beh, in realtà è probabilmente quello migliore possibile. Perché tocca più province di tutte. Però la zona del Brunei, quella lì, basta. Ok, all steel sieges, qua, ok, quello richiede qualche truppina in più, land taxes, dai, dobbiamo aspettare Tech 23, ragazzi, poi si torna a dichiarare all'universo, cioè iniziamo subito e voglio completare i confini, che vuol dire conquista completa di Assam o quello che è. Institution spread. Ah no, 15 di prestigio. Dovremmo aver completato il disastro. Cioè il disastro, no, ce n'è ancora uno. Ah, comunque finora ho fatto tutto chiuso, quindi non mi immagino, cioè non penso ci siano problemi. Allora, il mio piano è conquistare completamente Ava, questa parte di Vayanagar, tranne questo che daremo a Delhi. E qua invece, allora, vabbè, saranno un po' mischiate, però teoricamente questo qua lo diamo a Tibet, potrei dare anche questi due, perché comunque io arriverò fino a qui. Potrei anche conquistare tutto questo, no, 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 non bisogna farlo. Fino qua e basta, e questo sarà il mio confine, questa provincia e questa provincia. E ovviamente quelle che le congiungono, quindi tutto questo circuito qua che fa il giro e basta, non ce ne servono più. Allora, ho libero il mercante. Teoricamente potrei fare collect qua, ma è ancora un po' prestino, quindi facciamo transfer qui e prepariamoci al peggio. Non c'è più nessuno. Ah, tu, va lì. Allora, questo qua non è uno stato, qua c'è già questo. Miseria, appena sposto l'esercito qua, lassù. Il problema è questo esercito qua che è troppo piccolo. Ma non ho manpower. Sì, ok, siamo in pari con le tech.
cavallo goloso e basta, deck. Tra l'altro, quanti cavalli ho? Penso tipo 1, 5. Finito la tregua con quelli là. Tu vedi? Oh signore, un'altra volta. E qua. Ok. Ah, ci siamo. Ok. Accumuliamo un certo numero di soldati e buona. Qua come siamo messi? Più 4. Negative mandate. No, ragazzi, andiamo di umanistiche. Per forza. Se no, siamo destinati a giocare in questa maniera. Cioè, io non ho intenzione di conquistare molte altre robe, ma in realtà vedete che non dipende dall'overextension. Cioè, anche se avessi 0 extension sarei comunque con i ribelli alle porte. Eh sì. Datemi da fare. Ok. Naminas. Yeee, yeah. Ok, possiamo attaccare tutti. Yuppidu. Abbiamo nazionalismo, casus belli versus. Ah, l'isola delle Aquile. Eh sì. Vediamo un po'. Me lo linki? No, io. Nazionalismo contro. Sì, solo le mie cose, nessun altro ha. Beh, abbastanza normale come idea in realtà. Large amount of nation. Colonialismo. Force tributari contro Portogallo, Ottomani, Oirat, Pegu, Vaginagar, Ava. Oddio, Ava potrei metterlo anche a tributario, però mi piace l'idea di prendere completamente fino a qua. Tibet, isolato, tac. O forse no. No, dai, Burma ce lo pigliamo tutto. Tutto Burma e un pezzettino di Bengala. E basta. Mi piace un sacco a me sta zona. Con chi è alleato Fars? Nessuno. Allora, potremmo avere un erede? I want a male heir. Porca miseria. In realtà non è il fatto che sia uomo o donna, ma che sia forte o no. Questo qua è solo un 10. Deve essere un maschio. Cioè, probabilmente va bene anche una donna. No? E là? Prima che cada. Prima che cada. Ok, allora colonie siamo a posto. Mercanti siamo a posto, me ne manca letteralmente solo uno. Oh, e vai! Lux Stella! Cioè, allora, quanti ne ho ammazzati? 4. Ne ho ammazzati 4. Vedete che premia questa cosa? Ne ho ammazzati 4 io, e ho detto no a quella signorina là che era un 6-1-3. E adesso abbiamo la possibilità di prendere Joan, Osaka che fa schifo, o questo qua che è decisamente forte. Quindi ci pigliamo. I shall name him. Sicari Ritan. Comunque bellissimo. No a quella erede là. Patapam, Lux Stella, che è ovviamente uno dei 20 più forti del gioco. Però ce lo siamo meritati. E ora se tu vai a caccia ti spacco. Cioè, dopo che sei morto, ti resuscito e ti uccido. Quindi non si va a caccia. Anche se non è che sei un 666, ma insomma. Sì, qua dobbiamo fare collector. Perché stavo guardando un po' i mercanti, no?
E ce l'abbiamo nelle posizioni migliori possibili. Manca davvero sedicesimo. Allora, perché se devo fare con l'ex solo Beijing, ce l'ho qui, qui, qui. Jirin, Nippon, Hangzhou. Qua per forza, perché dobbiamo decidere dove mandarlo. Potrei non metterlo in Siam, perché comunque uscirà tutto. E rispetto all'Australia, dove potrei toglierlo, l'Australia fa una chain, quindi è un pochino meglio, mentre il Siam non fa nessuna chain, quindi potrebbe essere l'unico posto senza mercante. E ovviamente qua poi faremo così. Per ora invece preferisco, anche se di poco, anche perché poi esce, ma potenziare il più possibile l'economia della Colombia Levante. Quindi va bene. A meno che non arrivi il sedicesimo, devo togliere dal Siam e mettere su Malacca. Quando farò collect su Malacca. E buona. Ok. Allora, dove sei? Sei tu? Sei tu. Western Micronesia, grazie. Ok, non dovrei avere altre zone. Invece sì. Dove? West Micronesia. L'ho fatto. West Micronesia non si può. Non è una trick company. No, è una trick company. Ah, perché è sempre East Micronesia? Perché non posso costruire nulla? È una trick company dove non posso costruire cose? Perché non è una trick company, evidentemente. Questa lo è? Sì, questa lo è. Non capisco perché questa. Ah, perché probabilmente questa qua è Asia. Ragazzi, qua è davvero. Asia e Oceania hanno fatto un bordello. Ma davvero un bordello. Però spero che nella prossima patch sistemino tutto. Comunque, qua così sì, questa qua invece no. Vabbè, a parte che sono un idiota io, perché ovviamente stavo selezionando una zona portoghese. Di questa zona qui, quella è mio questo. E posso fare anche qua. Quindi sì, sono io idiota. Comunque, questo qua è tutto Oceania. Meno male, direi, perché se no. Va bene. Allora, i livelli ci sono ancora tutti. Quando è che finisce sto evento qua dell'Ostrega? Fino all'88. Ah, perché ovviamente ho deciso pure di fare questa cosa, cioè non. Siamo a 6. Ok, questo qui è quell'evento lì, ma ce n'è un altro. Questo. 89. Disloyal Printers. Non si stampa un tubo, qua decido tutto io. Questo qua 88, nell'88 finiscono tipo tutte le cose. Trading grain! Wow! Abbiamo il grano! Siamo fortissimi col grano! Ce li abbiamo tipo tutti, manca il glass. Poi tu quello metti in ordine di trading bonus, ma te lo metti a cacchio di cane. Allora, guardate quanta roba abbiamo e siamo piccolini, eh? Cioè, nel senso, non siamo minuscoli, ma abbiamo solo questa zona qua del mondo. Evidentemente si produce tutto qui. Boom! Allora, non siamo i produttori di cacao per evidenti ragioni, ma abbiamo più oro di tutti? Come? Cioè, ok che lo c'ho in Giappone, ma. Cavolo di copper. Cosa potrebbe essere interessante? Di sicuro questa. Di sicuro il vetro. Abbiamo quello della carta. Grande! Abbiamo quello della carta, perché l'hanno fatta in Cina la carta. Ci sta. Allora, vieni qua. Vieni qua. Dichiariamo guerra e poi interrompiamo l'episodio. Puoi costruire cose in più di tre province. Che messaggio rassicurante. Scende la ferocia. Ma
Ma perché continuo a perdere uomini? Vabbè, questi qua li sto spostando. Vabbè, tanto ora devo andare in guerra. E questi qui. Un leader militare ci ha lasciato. Cavolo. No, facciamo così, dai. Anche perché se ora dichiaro guerra si sarebbe attivato Corton Country, eh? Quindi avrei dovuto farlo comunque. Colombia Levante. Allora, chi attacchiamo dei due? Io direi Ava che è più grosso, solo con Pegu, tu sei alleato solo con Pegu, garantito da quello lì, che palle. Se io ti attacco, cosa succede? Entra? Sì. Posso non metterti con belligerante e pagare un po' di più. Ho pagato finora, diciamo che non cambia molto, 43%, per evitare di tornare in guerra con questo. Tu quanto sei grande? 127. Quindi comunque non riesco a prendere tutto Ava. Comunque non riesco a prendere tutto Ava. Sì, dai, facciamo pace separata con Pegu, non con belligerante. Così evitiamo di fare la guerra con questo. Paghiamo un po' di punti qua, ma va bene. Non posso muovere neanche una truppa, non ho capito. Ok, tu vedi là. Lore, tondo. E tu vai qui. Tondo. Vai là. What? No. Non ci passa. Vabbè. Questa cosa con un tizio nuovo, grazie. Mentre Flores... Siamo collegati, spero. Sì. Fantastico. Guardate, la Mongolia è partita. OP. Davvero OP. 50% migliore relazioni con quello. Ti darò questa provincia, quindi devi essere felice. Oh no, c'è il coso. Dunque, io vorrei già appropinquarmi ad Asam, così lo eliminiamo. E poi scendere giù di qui. Questa provincia è questa. Ah, cazzarola. Beh, allora prendiamo anche questa. Ma è di Daily. Uffa. Vabbè, facciamo così lo stesso. Ma scusa un momento, dici che non posso conquistarti e poi posso? Evidentemente sì. Darò robe ad Ali, che tanto non lo annetto, e Pego. Quindi facciamo fuori completamente Ava. E io prendo sta provincetta come ponte. Solo una. Ma in realtà no, potrei anche darla ad Ali. Qua c'è qualche cosa commerciale. No, però fa parte di Burma. Ed è lì che è fuori posto. Questa provincia qui è mia. Devi darmela. Non c'è modo. Non c'è modo. Vabbè, dai, Daily, ti tieni quella lì. Cosa si produce? Cotone. Io mi prendo il legno e il legno. No, è proprio brutta. Mi prendo io solo questa. Tu prendi quella lì. Il confine deve essere così. Zac. Va benissimo così, va bene. Ok, quello è caduto.
di là. Adesso arrivano i vassalli, bravissimi. La cosa che però poi se non ho più vassalli chi fa gli assedi? Cioè io non sono più capace di fare assedi ormai. Rivolta, l'ho vista. Qua. Va lì. Quindi se qua stai finendo tutto, facciamolo qua. Facciamo qua. Tanto è collegato. Qua sta arrivando qualcuno. E poi ho la Siberia da colonizzare. Ok, Prome, alleato con Assam. Beh, allora ti sei proprio messo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Assam, sei vassallo di Ava. Alleato di Prome era Rajampur. Che è sto coso. Ti metto con belligerante a te, però. Ora attacchiamo tutti. Attacchiamo tutti, ma visto che tanto non hanno altre alleate, aspettiamo. Aspettiamo, va bene. E questi qua vanno... No, questo qua è mio. Questo qua Deli, questa roba qua di Vayanegar sarà da distribuire. Perché Deli è già abbastanza grande, quindi in realtà qua sarebbe il caso di far rinascere Bengala. Anche se penso che Deli poi se lo mangia subito. Uè, potremmo avere altri problemi con lo con l'arrest o no? Facciamo no. Perfetto. E non vedo l'ora della prossima tech per fare questi qua. Intanto... teoricamente qua non dovremmo avere altri problemi di arresto in Giappone, nel proper Japan, quindi facciamo scendere questi qui. Non mi aspetto troppe rivolte adesso, guardate la lista quanto si è accorciata. Buono, sale di 21, tributaris, prosperity, stability. Comunque la stabilità ci serve in ogni caso, non solo per Portun Country. Oh no! Eh sì, davvero no. Allora, metà vai qui. E metà vai qua. No, cambia idea. Voi andate qui, prima. E voi iniziate a spostarvi qui. Cioè, può fare così, ma non fa... vabbè, sta lì, basta, non fare niente. Buona, direi che possiamo interromperci qua. Ci vediamo nel prossimo episodio. Il leader ha preso un tratto. È morto il master distributor. No, cavolo. Allora, io subisco un sacco di danni. Sarebbe meglio quello della disciplina. Cioè, il motivo per il quale adesso non ho questo è che io sto subendo molti danni. Prevede il fatto che il mandato è negativo. E quindi ho più danni subiti da fire e shock. Ma in mancanza di disciplina, ovviamente. Si potenzia quello. Tra l'altro, siamo con la tech pari. Fra quanto c'è la prossima idea? 26, porca miseria. È un botto di tempo. Perché questa non mi serve più adesso. Cioè potremmo cercare di rushare la 24esima. Tra l'altro forte di livello 8. Potremmo spostare il focus. Perché comunque qua devo fare un bel po' di core. Sembra un po' che, ma ancora un po' di conquiste devo farle. Quindi potremmo mettere il focus amministrativo. E poi una volta finite le conquiste, ovviamente i punti amministrativi mi servono solo per la stabilità, ma per ora possiamo spostarci un attimino da quella parte di lì. Va bene, dai ragazzi, ci salutiamo qua e ci vediamo nel prossimo episodio. GG a tutti!